Ciao ragazzi, ciao Michela. Ciao. Oggi voglio farti vedere un viaggio nel tempo. Secondo me il metodo migliore per rappresentare un viaggio nel tempo è quello di utilizzare un mazzo di carte. Mi spiego meglio. Vado a prendere una carta dall'interno del mazzo, ad esempio questa, e la lascerò fin dall'inizio sul tavolo di dorso. Userò il Jolly come guardiano. Ora ti chiedo, dimmi una carta, quella che vuoi. Anzi, facciamo una cosa. Per essere più chiaro e trasparente, ti faccio vedere il mazzo tutto di faccia, così puoi controllare che sia perfettamente mischiato e completamente diverso. Cuori, quadri, fiori, picche. Quindi indicami una carta che vuoi, dimmela. Il Jack di fiori. Il Jack di fiori, bene. C'è un motivo particolare per cui l'hai scelta? Ok. Ora ti chiederò di firmare questa carta. Ho portato qui con me due sticker, uno arancione, uno nero, quindi di colore diverso. Ti chiedo di scegliere liberamente uno sticker che vuoi e di attaccarlo sulla carta, in un punto qualsiasi. Ok. Adesso sei convinta anche tu che questa carta sia unica al mondo perché è firmata, sì. Giusto? Ti chiedo, dimmi stop in un punto qualsiasi. No. Qua? Sì. Va bene. Vado a lasciare la tua carta così. Mi basta distendere le carte, prendere il Joker, schioccare le dita che la tua carta magicamente scompare. Sembra impossibile, ma è così, guarda. Qui abbiamo il Jack di picche, che non è il tuo. Abbiamo il Jack di cuore, il Jack di quadri, ma la tua carta è completamente sparita. Ti faccio vedere che non si trova neanche dietro, giusto? Ma ti ricordo che qui fin dall'inizio avevamo una sola carta. Non sarebbe impossibile se quella carta fosse esattamente il tuo Jack di fiori firmato. Impossibile, sì. Vero? Sì. Ma guarda, una cosa molto importante, che non ci sono carte doppie all'interno del mazzo. Un solo Jack e un solo Jolly. Grazie della visione, spero che ti sia piaciuta. Sì. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi, benvenuti alla fine del video. Spero che l'effetto vi sia piaciuto e come sempre vi invito a lasciare un bel pollice in su e scrivermi nei commenti cosa ne pensate. Vi invito inoltre di seguirmi sul mio profilo Instagram andrea_melano98 e di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Se questa serie delle magie da tavolo vi piace, posso continuarla, fatemelo comunque capire con un commento qui sotto. Li leggo sempre tutti, mi fa sempre un sacco piacere. Quindi anche oggi spero di avervi stupito un po' e noi ci vediamo venerdì alle 14 qui sul canale. Ciao ragazzi.